Quanti di voi hanno paura del contagio? Quanti di voi si farebbero un tampone preventivo? Mi hanno chiamato da un negozio che sono arrivato in Mala, in Japamala, per meditare. Sono in due buddhisti per recitare i mantra e le orazioni in due buddhisti. Allora sono entrato nel negozio, non mi sono filmato perché per discrezione ai clienti e al commerciante stesso. Ma quanti di voi si farebbero un tampone preventivo? Quanti di voi hanno paura di avere questo coronavirus 19 del ceppo italiano, o di essere stati contagiati da uno straniero o da un italiano che abbia vissuto o fatto vacanze all'estero, o che abbia passato un periodo di tempo anche minimo, come di transito, di scalo si dice tecnicamente, in un aeroporto? Quanti di voi correrebbero a prendere il paracetamol oppure quella cosa di cui Littizzetto ha fatto la parodia, che non mi ricordo come si chiama? E quanti di voi invece credono di avere le difese immunologiche a posto? Oppure quanti di voi, a prescindere che non serva a molto, si farebbero il vaccino anti-influenzale? Fatemi sapere sotto questo video e sotto il video che ho precedentemente fatto e che editerò di pomeriggio o di sera, forse manderò in premiere, che ne pensate? Che bisogna fare? Come bisogna comportarsi? Bisogna allarmarsi? Bisogna preoccuparsi? Oppure è una cosa lieve? Perché dicono che colpisce in forma sempre più lieve tutte le varianti di questo coronavirus 19, ma c'ha un alto tasso di contagio. Quindi, come dire, sono più le probabilità, non soltanto che muoiano le persone perché si contagia di più della SARS del 2010-14, ma anche perché può far collassare le strutture ospedaliere, e quindi più gente si infetta, più possibilità che ci siano delle persone a rischio che hanno bisogno di trattamenti di terapia intensiva, e di conseguenza si congestionano gli ospedali e si possono attendere poche persone alla volta. E quindi è meglio la quarantena assoluta come in Cina, almeno per 2 mesi, che farà cadere in ginocchio l'economia e quindi anche l'assistenza pubblica ospedalaria, medica, clinica, oppure essere moderati. Bisogna estremizzare le precauzioni oppure no? Voi cosa ne pensate? Dobbiamo isolarci, stare tutti in casa, passeggiare come io ho fatto questa mattina? E poi vi ripeto, col cellulare che ho non mi posso filmare fuori casa, non si sente una mazza. Io ho un cellulare che è stato fabbricato nel 2011 e mia madre me l'ha regalato, io l'ho regalato a mia madre per il Natale 2013. È un Nokia Asha 302 e quindi c'ha un audio pessimo. Adesso guardate, con il traffico non si sente nulla. Allora, che dovremmo fare in Italia? Rispettare una quarantena assoluta che va di anche oltre i 40 giorni, tutti in casa e congestionando, paralizzando il commercio, oppure vivere liberamente, viva così, e rischiare di congestionare di ammalati gravi tutti gli ospedali, che già sono carichi i trattamenti intensivi di altre patologie di ammalati. Vabbè, commentate qui sotto, io vi saluto, adesso torno a casa. Perché a volte la cura è peggio della malattia, ma a volte la cura preventiva aiuta a sconfiggere la malattia. Nel nostro caso io non so cosa sia meglio. Comunque la pensiate, contribuite a questo video, mi raccomando.
lasciate un like o un dislike, iscrivetevi al canale e commentate qui sotto cosa ne pensate sui provvedimenti che sono stati intrapresi in Italia, se li hanno intrapresi tardi, troppo presto, se il governo sa quello che fa o non sa quello che fa, se vi sta bene come i politici italiani hanno trattato le cose, oppure se si poteva fare di meglio. Insomma, fate della critica costruttiva, mi raccomando, condividiate questo video affinché anche altri possano commentarlo. Vi ringrazio della vostra gentile attenzione, un cordiale saluto dal vostro amico Sant'Enchan. Mi raccomando, e grazie del vostro supporto. Vedrò i vostri video e li commenterò se voi commenterete il mio. Ciao! E tu che mi hai richiesto di rispondere a 20 domande, commenta quel video. Ciao!